Ciao ragazze, eccomi qui oggi per farvi vedere una nuova nail art che è questa qui. Vuole simulare, diciamo, un cupcake, quindi abbiamo questa panna montata bianca sulla quale ho creato una ciliegina color rosso bordeaux e poi con degli smalti color pastello ho realizzato dei piccoli puntini utilizzando un semplice dotter come questo, però poi in realtà potete anche utilizzare altri strumenti come ad esempio uno stuzzicadenti. Vi lascio quindi alla realizzazione del tutorial e magari vi lascio anche qualche foto per vedere meglio la nail art e ci vediamo dopo. Ciao. Decido quindi di utilizzare questo che è un quaderno che non utilizzo più, un catalogo, e diciamo per non sporcare la scrivania. Come vedete, questa mano l'ho già fatta. E procedo facendo questa, cioè quest'unghia che non è ancora stata fatta. Metto la mia base trasparente, io utilizzo questa di Mavala e la metto in questo modo, così. Dopo aver messo la base trasparente, utilizzo una base colorata, in particolare questo che è uno smalto rosa senza glitter, che è appunto il numero 31 di Deborah. E si chiama Ballerina Tutù e lo vado a stendere sulla mia unghia in questo modo. Voi ovviamente potete scegliere lo smalto che preferite e così appunto ho steso la mia base rosa. Devo procedere poi a fare innanzitutto la panna del mio cupcake, quindi questa parte bianca. Io utilizzo questo smalto di Kiko che ha la particolarità di avere un pennellino molto fine, quindi quelli tipici da nail art, come potete vedere. Però potete utilizzare anche uno smalto normalissimo. Io in realtà utilizzo questo perché è di bianco color gesso, diciamo bianco gesso, ho soltanto questo con il pennellino sottile. Forse però siete più comode con il pennellino largo. Sono diciamo due tecniche diverse, nel senso che con il pennellino sottile procedo in questo modo come vi faccio vedere. Non è importante che siete precise, nel senso che comunque dovete simulare un effetto, diciamo, panna montata. Quindi metto un po' di bianco qui, facendo però la parte centrale più corta, qui scendo e poi faccio la parte qui sulla destra invece più lunga come la parte sinistra, così. Questa, diciamo, è la mia base bianca che vuole simulare l'effetto panna montata. Se invece avete un pennellino che non è sottile come questo qui, ma è normale, potete proprio fare dare tre pennellate, diciamo, una qui, una un po' più corta al centro ed una sempre più lunga sulla sinistra, quindi forse anche più veloce. A questo punto ho lasciato asciugare il mio smalto bianco e prendo allora innanzitutto uno smalto rosso per fare, diciamo, la mia ciliegina che sarà sulla punta, diciamo, della panna montata, cioè come vedete questa qui, questa qui, questa qui. Ok, quindi uno smalto rosso, bordeaux, insomma. E poi potete scegliere tutti i colori che volete per fare i vari puntini. Io prendo un giallo abbastanza fluo, in realtà volevo un giallo normale ma non lo trovavo, quindi ho preso questo. E poi ho preso un azzurro Tiffany di Kiko e questo verde acido, abbastanza acido, questo qui. Avrete bisogno di questo strumento che è un dotter, questo in particolare è di Essence, non so se si trova ancora. Se non ce l'avete, basterà che utilizziate uno stuzzicadenti. Procedo quindi in questo modo. Inizio subito a fare diciamo la ciliegina del mio cupcake, quindi agito lo smalto e mettete lo smalto rosso, ad esempio qui, così, su un foglio, su un quaderno, che
che non una pagina di un giornale che non vi interessa più, che quindi dovrete buttare. E poi con la puntina del dotter la prendete e in questo modo realizzate la vostra ciliegina. Ecco fatto. Procediamo poi con gli altri colori, il giallo. Adesso è una sola, diciamo, l'unghia da fare, quindi posso prenderlo direttamente così, direttamente dal pennellino, ma se no potete proprio mettere il vostro giallo proprio così sul foglio e poi man mano prenderlo da qui, tanto non si asciuga. E faccio i miei puntini gialli. Uno qui e magari anche uno qui. Ecco fatto, pulisco il dotter proprio in questo modo con della semplice carta, lo vado a pulire proprio così e voilà, è pulito perché comunque lo smalto non fa in tempo ad asciugare. Metto un po' di verde e un po' d'azzurro, immergo la puntina del dotter nel verde. Adesso ne ho messo tanto ovviamente per farvelo vedere, anche se è solo un'unghia che devo fare, e decido di fare qui il puntino verde e poi pulisco il mio dotter, prendo un po' d'azzurro e faccio la mia puntina ed ecco qui la mia nail art è finita. Spero che vi piaccia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!